posso dire che mi sto rendendo conto di quanto il Signore effettivamente sia grande, di come non finisce mai di stupirti. Ogni vocazione è una chiamata continua. Io pensavo di aver ormai terminato con queste chiamate, questi stravolgimenti, e invece anche in una situazione del genere è riuscito a farmi rimettere in gioco una cosa che era parte di me, cioè il mio essere anche medico, e che non pensavo ormai più che sarei ritornato a lavorare. Invece il Signore ha fantasia e in ogni caso ci chiama continuamente. L'insegnante di religione ci ha chiesto una mattina, così a bruciapelo, perché venite a scuola? E io, siccome ero nel primo banco, un po' come quelli che fanno un po' più confusione, comincia tu. Ho risposto io di getto e ho detto: io vengo a scuola per non sprecare i doni che il Signore mi ha fatto, farli fruttare e metterli a servizio degli altri. Un po' seguito sempre questa chiamata interiore, prima con la medicina, dopo la malattia e la morte di mio padre quando avevo 18 anni, ho pensato che quello potesse essere la strada migliore per mettersi a servizio degli altri, e poi dopo effettivamente, mentre esercitavo la medicina, insomma, si è resa chiara la chiamata al sacerdozio. Avevo la mia fidanzata, quindi ero avviato verso il matrimonio, avevo già una casa in cui vivevo, il mio appartamento, e poi invece pian piano il Signore si è fatto sempre più presente, sempre più chiaro, mi ha reso palese la sua chiamata diversa, insomma. Quando sono entrato in seminario mi hanno affidato come servizio così iniziale, andare a incontrare le ragazze lungo la strada costrette a prostituirsi con altri volontari. Una di loro mi chiede: ma come mai sei qui? Tu cosa fai? Raccontaci un po' la storia. Io un po' le ho raccontato, ero medico, e questa ragazza a bruciapelo mi dice: ma cosa ti mancava ancora nel cuore? Io sono rimasto così e dico: sì, effettivamente c'è qualcosa che manca nel cuore. Un altro servizio che facevo era andare in una casa, nell'hospice. Entro in una stanza, c'erano le finestre abbassate ma la luce soffusa, e un signore che mi sembrava ormai in coma, era da solo nella stanza, occhi chiusi. Sono un seminarista, e questo signore, ancora prima di aprire gli occhi, mi ha detto: che grazia che hai ricevuto. Qualche tempo dopo ho incontrato un altro ragazzo all'hospice, aveva delle metastasi cerebrali per cui era in fase delirante quando sono entrato, lui stava bestemmiando in continuo. Allora la mamma si gira verso di lui, si chiamava Marco, questo ragazzo, dice: guarda Marco, c'è qui Alberto, pensa che era prima un medico, adesso diventerà prete. Lui si è fermato di bestemmiare, si è girato verso di me, mi ha guardato, mi ha detto: ha fatto bene, così ne può curare di più. Ecco, penso che queste tre risposte siano un po', queste tre frasi siano un po' il senso di una vocazione, siano un po' le voci del Signore che ci parla. Capisci che il Signore è davvero grande, cioè nel fare qualcosa per te fa qualcosa anche per gli altri, cioè, e allora sono proprio le situazioni di vita, le altre persone che un po' ti aiutano a capire anche chi sei chiamato ad essere, chi come puoi al 100% tirar fuori il meglio di te.